Comune del Vecchio prende le distanze da sindaco e giunta. Solopaca muore folgorato nella doccia. Franco Nardone, il nuovo segretario generale della provincia. Quanto è bella la mia terra, mi manca quando parto. Questo posto non deve morire, la mia gente non deve partire. La strage dei rifiuti, l'aumento dei tumori, ogni cosa commencia, dove vada a dormire. Questa mattina per fortuna la storia è cambiata, non esiste cattiveria, si sta bene in strada. Il mondo si è fermato in questa splendida giornata, con tutta gente l'orio. Benvenuti all'informazione di LTV. Palazzo Mosti del Vecchio prende le distanze dal sindaco e dalla giunta. Ascoltiamo Vittoria Principe. La notizia che scuote la politica, il PD e l'amministrazione comunale è che nella giunta del 28 maggio, dove se ce ne fosse stato bisogno, questo vale per i non addetti ai lavori, si è consumato l'ennesimo strappo politico tra il vice sindaco del Vecchio ed il sindaco Fausto Pepe. Infatti, sulla delibera in oggetto numero 79-2013, con una correzione a penna, viene cancellato il voto del vice sindaco. Il dato politico del mancato voto su questa programmazione dei contratti a tempo determinato parrebbe segnare relativamente a questo episodio una presa di distanza dall'operato della giunta e del sindaco, che hanno assunto in modo chiaro un preciso distacco dall'intera amministrazione comunale. Appare l'uscita di Del Vecchio un dissenso, frutto della scelta di un singolo di non esserci e quindi di non condividere i contenuti della delibera 79, nonché di una decisione collettiva di continuare ed approvare senza ricomporre l'unità. Ci troviamo al cospetto dell'ennesimo scontro oppure ai titoli di coda del sindaco Fausto Pepe? Intanto l'opposizione consiliare a Palazzo Mosti ha presentato un nuovo ordine del giorno sulla Tares. Se la maggioranza non ha voluto annullare la delibera, spiegano i consiglieri, deve oggi assumersi un'ulteriore responsabilità di fronte ai cittadini e alle imprese di Benevento. Deve infatti decidere se procedere o meno alla rideterminazione del costo del servizio e delle tariffe Tares, tenendo conto delle numerose irregolarità rilevate e segnalate nel precedente Consiglio Comunale. In merito, il TAR di Reggio Calabria lo scorso mese di febbraio ha osservato che i documenti allegati alla delibera non integravano il contenuto del piano economico finanziario quanto ai presupposti della determinazione dei costi del servizio, limitandosi tale delibera ad illustrare la ripartizione di costi solo presupposti, senza dare conto delle ragioni inerenti le differenze di carico tra le diverse tipologie di utenze e del conseguente rispetto interno del principio chi inquina paga. A tal fine ha ordinato al Comune di Benevento di produrre il PEF completo dei relativi documenti giustificativi, la rilevazione, la previsione e la quantificazione analitica delle singole voci di costo che concorrono al calcolo dell'importo complessivo esposto nella delibera. La cronaca, gli agenti della squadra volante hanno tratto in arresto Tommaso Ricciardi, pregiudicato 34enne del Rione Libertà. L'uomo è stato notato in via Bonazzi, intento a parlare con alcuni ragazzi. L'arrivo dei militari ha messo in fuga i giovani, mentre il 34enne si è scagliato contro i poliziotti, procurandogli lesioni guaribili in 10 giorni. Una volta perquisito è stato trovato in possesso di 200 euro e 11 grammi di hashish, suddivisi in vari pezzetti. La sostanza stupefacente è stata infine sequestrata e Ricciardi è stato messo agli arresti domiciliari. I carabinieri di Solopaca hanno rinvenuto il cadavere di un operaio rumeno di 45 anni, da tempo domiciliato nel paesino. Il corpo senza vita è stato trovato all'interno di un bagno dell'appartamento sito in via Bamondi. Dai primi accertamenti il decesso sarebbe avvenuto in seguito ad una forte scarica elettrica mentre si stava facendo la doccia. Sul posto anche i militari di Cerreto Sannita per i rilievi del caso.
Il commissario straordinario della provincia di Benevento, il professor Aniello Cimitile, dopo aver esaminato i vari curriculum pervenuti, ha designato il 59enne sannita Franco Nardone come nuovo segretario generale dell'ente. Irma Di Donato, invece, dirigente del settore relazioni istituzionali, presidenza e sistemi informativi, svolgerà le funzioni di segretario reggente fino alla nomina del nuovo titolare. L'agenda è in programma il 4 giugno alle 18 presso la Biblioteca Provinciale di Benevento, la presentazione del libro Ospiti Eccellenti di Bruno Menna, le visite a Benevento e nel Sannio dei Presidenti della Repubblica e delle più alte cariche dello Stato. Introdurrà Pasquale Viespoli, Presidente di Mezzogiorno Nazionale. Interverranno Luciano Lombardi, giornalista e a lungo quirinalista del TG1, Erminia Mazzoni, parlamentare europea, e Bruno Menna, autore del libro. I lavori saranno moderati da Danila De Lucia, direttore di Messaggio d'Oggi. E continua il ciclo di seminari Gli studenti per gli imprenditori, un laboratorio nel Sannio, sotto la responsabilità scientifica di Vittoria Ferrandino, docente di storia dell'impresa presso il Dipartimento DEM dell'Unisannio. Il quarto seminario dal titolo Le imprese del beverage in Italia tra acque minerali e bibite gassate, storie aziendali e internazionalizzazione. Si terrà il 4 giugno alle 10 nell'aula Ciardillo in via delle Puglie. Il Dipartimento di Filosofia, la dirigente e la comunità tutta del Liceo Scientifico Rummo di Benevento alle 17.30 esprimeranno il proprio sentito grazie al professore Diodoro Cocca, scomparso tragicamente qualche mese fa. Alle ore 18 si terrà nella scuola il concerto dei Musicalia. Una giornata all'insegna dei colori, dei sapori, dei prodotti tipici della tradizione contadina del territorio del Taburno, dove i protagonisti saranno gli alunni di 5 scuole del Sannio che hanno aderito al progetto del GAL Taburno Consorzio. E questo l'appuntamento previsto per il 4 giugno a partire dalle 9.30 nella splendida location dello Stadio Meo Martini di Benevento. Alle 18 i lettori e gli amici di Erri De Luca con Teatri e Culture organizzano la più pacifica e popolare delle manifestazioni contro il reato di opinione, esprimendo la propria solidarietà attraverso la lettura dei suoi testi al Cinema San Marco. Il 5 giugno infatti è fissata la data dell'udienza preliminare a carico dello scrittore Erri De Luca, accusato di istigazione a delinquere. Non si può accusare un uomo per le sue opinioni, specialmente quando di professione fa lo scrittore. Chi vuole partecipare può scegliere un incipit da uno dei libri di Erri De Luca e venire a leggere al Cinema San Marco. E nello spazio culturale Labus, in piazza Orsini, il 4 giugno a partire dalle ore 19, omaggio al grande Massimo Troisi a 20 anni dalla morte. E infine lo sport. Torna l'incubo calcio scommesse per il Benevento Calcio. Sono sotto investigazione alcune gare del campionato di Lega Pro Prima Divisione Girone B. A lanciare l'allarme la Federbet, Federazione Europea di Operatori del Settore Scommesse. Le indiscrezioni riguardano le seguenti partite: Paganese Frosinone, Paganese L'Aquila, Barletta Benevento, Benevento Viareggio e Prato Benevento. E intanto dal 4 giugno fino a venerdì prossimo proseguono le attività di allenamento dei giallorossi, che proseguiranno quindi di mattina sempre sul manto erboso dell'impianto sportivo di via Santa Colomba. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione e alla prossima.